Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Prima di collegare tutto ed iniziare a mixare, bisogna capire come testare e controllare tutte le connessioni dalla DAW al fino al sommatore. Capita spesso che amici e followers non abbiano capito o non siano riusciti a configurare il proprio sommatore per come dovrebbe essere effettivamente utilizzato. Il lavoro del sommatore è simile a quello di un mixer, per cui dovremo rispettare anche le stesse regole, soprattutto quelle del gain staging, che trovate spiegate anche in un altro video. I collegamenti. Come si collega un sommatore? Per prima cosa prendiamo le uscite della nostra scheda audio o del nostro convertitore e fisicamente colleghiamole al sommatore. Cerchiamo di utilizzare dei cavi non vecchi, possibilmente assemblati da un professionista, che non raccolgano masse, ronza, eccetera, eccetera, e che soprattutto non siano lunghissimi. Nel mio caso il sommatore è posto sopra la scheda audio e i cavi sono lunghi solo un metro. Per le mie connessioni ho scelto dei cavi Klotz per affidabilità e costruzione. Le uscite stereo del sommatore vanno poi riportate in due ingressi della scheda audio per poter essere registrate e quindi stampare quello che viene sommato al suo interno, oppure collegate ad una seconda scheda audio su un altro computer, oppure collegate ad un registratore a nastro se volessimo rimanere nel dominio analogico. Una volta collegato tutto, dobbiamo all'interno della DAW verificare che i collegamenti siano stati fatti e che nessuna connessione presenti difetti. Per fare questo ci avvarremo degli strumenti di analisi che tutte le DAW mettono a disposizione, nel mio caso Studio One, e quindi ci occorre un generatore di tono ed un oscilloscopio. Lanciamolo e creiamo una song vuota dove provare le connessioni attraverso un sistema di loopback. Il loopback è la situazione in cui il segnale esce e rientra dalla scheda audio, portandosi dietro anche la latenza della scheda audio stessa. Nel nostro esempio ho utilizzato una RME UFX Plus che ha di suo una latenza prossima allo zero, quindi impercettibile. Ma non è la latenza che ci interessa controllare in questo momento e che verrà affrontata in un altro video. Utilizziamo per il nostro esperimento 16 canali mono o 8 stereo. Creiamo all'interno di Studio One 8 tracce stereo vuote, inseriamo in ognuna di esse un tone generator e o un qualsiasi altro plugin di generazione del tono o anche una traccia di tono a 440 o a 1000 Hz. Per evitare che il master output vada in clip, abbassiamo il volume di ogni generatore a meno 12 dB. Utilizzeremo per il nostro esperimento 16 canali mono o 8 stereo. Creiamo all'interno di Studio One quindi una nuova song e la chiameremo Summing Test. Rimaniamo a 48 kHz. Come vediamo dal filmato, già abbiamo collegato la nostra RME UFX Plus al convertitore Ferrofish, infatti nell'ingresso vediamo anche il mio microfono e il sommatore Vintage Maker. In questo momento è in modalità passiva, quindi non sfrutta lo stadio di preamplificazione. Creiamo i nostri loopback e verifichiamo che tutto sia collegato perfettamente. Andiamo nella nostra song di Studio One, aggiungiamo le nostre 16 tracce mono, le chiameremo summing, aggiungiamo le 16 mono ascending. In questo modo gli output verranno poi assegnati automaticamente. Dovremo adesso creare le connessioni. Aperta la song di Studio One, procediamo alla creazione di 16 canali audio mono e ad un canale stereo di ritorno che sarà il nostro Vintage Maker Print per registrare ciò che esce dal sommatore e rientra all'interno della DAW. Apriamo il mixer e pampottiamo i nostri canali destra e sinistra qualora stessimo usando appunto degli stems. Ovviamente le uscite 1 e 2 vanno riferite al Ferrofish 1 e 2, quindi al convertitore 1 e 2. Questo è stato configurato precedentemente nella sezione IO Setup, dove appunto le uscite Ferrofish sono state assegnate all'interfaccia MADI da 1 a 16. Siamo pronti ora per testare il loopback e verificare che i segnali non siano in controfase o ci siano degli errori nelle connessioni. Per prima cosa inseriamo un generatore di tono, usiamo quello di Studio One, il Tone Generator, puntiamolo su 1 kHz e accendiamolo. Non lo stiamo ascoltando ovviamente in cuffia perché viene emesso dalla DAW con un volume di meno 12 dB verso il convertitore che lo sta riportando all'interno della DAW, come vediamo nella nostra traccia di printing. Aprendo ovviamente il Total Mix dell'RME possiamo notare come la DAW sta inviando il segnale che esce fisicamente dal Ferrofish e ritorna nell'ingresso frontale
Mike 10. Verifichiamo con un analizzatore, in questo caso prendiamo lo scope, sempre di Studio One, che il segnale sia in fase. Allarghiamo leggermente la visuale, reinseriamo lo stesso scope all'interno anche del segnale di ritorno o addirittura nell'ingresso, nell'input di Studio One che stiamo vedendo. Questo è lo scope in ingresso. Ovviamente il segnale in ingresso è molto più basso di quello in uscita perché la somma passiva, quindi il passaggio all'interno del segnale analogico, viene ridotto drasticamente di circa 30 dB. Ecco perché poi avremo bisogno di una preamplificazione per recuperare il gain che è stato perso. Per fare questo possiamo utilizzare il preamplificatore stesso dell'RME che troviamo qui ed alzare il gain fino ad esempio a meno 24 dB, oppure salire ancora per portarci ad un range di circa meno 18 dB. Diciamo che è il range massimo al quale l'attrezzatura hardware normalmente lavora quando ci troviamo nel dominio digitale a 24 bit. Vedremo poi questi parametri e queste funzioni relative ai dB in un'altra lezione. Riprendiamo il nostro scope nel loopback. Questo è il segnale in uscita e questo è il segnale in ingresso. Come vediamo, entrambi i segnali sono in fase, quindi la connessione è corretta. Applichiamo questa procedura su tutti i canali per capire effettivamente se ci sono problemi di connessione all'interno della nostra DAW. Copiamo il tone generator sul secondo canale e misuriamo il canale destro come ingresso. Come vediamo, anche questo è perfettamente in fase. Proseguiamo la nostra misurazione su tutti gli altri canali. Verifichiamo ovviamente, utilizzando ad esempio il level meter, che entrambe i segnali di ritorno siano perfettamente sincronizzati come volume. Questo per verificare anche che il sommatore funzioni correttamente. Aumentando ovviamente i generatori di tono su tutti i canali, vedremo come il nostro level meter crescerà perché si sommano i tone generator che stiamo utilizzando. Come vediamo, la somma analogica può generare anche una sorta di piccola differenza di volume tra un canale e l'altro. Utilizzando il controllo di gain all'interno appunto della RME UFX posso guadagnare fino a meno 18, meno 19 dB per poter avere un print della somma analogica adatto poi alla fase di mastering. Siamo pronti per poter iniziare a missare quindi le nostre tracce. Una volta finito il setting, salviamo le configurazioni che abbiamo fatto nel RME Total Mix e utilizziamo per esempio questa song per missare i nostri stems, oppure ricaricare le uscite che abbiamo visto nella IO Setup in una nostra song pronta per il mix. Vedremo poi le differenze tra mix, tra somma passiva e somma attiva e tra la somma digitale della DAW e la somma analogica. Spero che questa seconda parte vi sia stata utile. Ci vediamo nella terza parte, dove appunto affronteremo il discorso della somma analogica, ascolteremo gli stems sommati in analogico ed in digitale, in attivo e passivo, per cercare di capire se effettivamente il nostro sommatore analogico apporta delle migliorie ai nostri lavori. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!